L'elezione di Elly Schlein alla segreteria nazionale del PD, come era inevitabile, sta generando a catena una riorganizzazione del partito anche a livello locale. A Sciacca l'attuale gruppo dirigente, dal deputato regionale al segretario cittadino agli assessori, faceva parte della fazione perdente avendo sostenuto la candidatura di Bonaccini. Non ha difficoltà ad ammettere che inevitabilmente ci saranno delle ripercussioni il segretario cittadino Gianluca Fisco. Buona parte del partito era sul Bonaccini, è andata così, ma sono le primarie, è il gioco delle primarie, siamo contenti perché comunque abbiamo una nuova figura di un segretario che vuole cambiare il partito e portare nuovo entusiasmo. A Sciacca lo abbiamo visto che c'è stata molta partecipazione e nuovo entusiasmo. Siamo molto contenti perché al di là, diciamo, del partito a livello nazionale, siamo molto contenti perché a Sciacca c'è un nuovo entusiasmo e speriamo una nuova partecipazione alla vita sociale, alla vita politica di questo partito. Ma tutto questo che effetto avrà a livello locale? Io ho chiesto alla delegata Mariolina Buono se è ad esempio il caso di celebrare il congresso cittadino. Sì, assolutamente, mi sembra pure corretto che si possa andare avanti su un congresso dove ci siano tutte le voci che hanno voluto partecipare a queste primarie. È giusto avere una nuova partecipazione, è una nuova segreteria probabilmente dove tutte le voci devono essere voci che facciano veramente parte, pluralità, diciamo, di partito. Noi siamo molto molto soddisfatti, non vediamo l'ora di questa nuova partecipazione anche a livello locale. È un congresso che si farà a breve? Sulla tempistica ne stiamo parlando, ovviamente diciamo, non è così molto semplice e immediato, però sicuramente ci sarà e speriamo che nei prossimi mesi ci sia questa nuova segreteria. Senta, lei è stato il segretario negli anni più difficili, lo vogliamo dire, del PD, almeno a livello locale, prima delle elezioni che poi comunque sono state un risultato importante per voi. Lei è sempre disponibile a continuare a guidare il partito? Chiaramente con l'impegno da vice sindaco e da assessore c'è molto meno tempo da dedicare al partito e a mio avviso non è giusto non dare grande spazio al partito perché è il partito più importante della sinistra, del centro-sinistra della nostra città, quindi è giusto che ci sia nuova linfa, è giusto che ci siano nuove persone da coinvolgere. Io potrei dare pure la disponibilità, ma a mio avviso è più corretto dare spazio ad altri. Quindi significa che a questo congresso lei arriverà dimissionario? C'è buona probabilità, io sono molto soddisfatto di quello che ho fatto e che abbiamo fatto con la segreteria in questi 2 anni, nessuno ci dava per vincenti alla campagna elettorale e l'abbiamo ottenuto, si parlava di un partito diviso e siamo un partito molto unito. Abbiamo rieletto l'onorevole Catanzaro alla regione, abbiamo il nostro segretario provinciale che è Simone Di Paola, quindi penso di meglio non si poteva fare, quindi sono estremamente soddisfatto di quello che è stato fatto e spero, insomma, che si possa fare sempre meglio per il nostro partito.